po' di cultura fa bene anche. Eccoci, allora. Buongiorno. Grazie. Attendo non perché per il gusto di attendere, ma perché si avviano i collegamenti. Con l'occasione ringrazio sempre i colleghi tecnici che permettono anche a giornalisti a distanza di seguire gli incontri che si svolgono qui in sala. E presentiamo questa interessante, opportuna, utile iniziativa in cui sono coinvolte le loro eminenze qui presenti, il ciclo di incontri 4 dedicati alla figura dell'Apostolo Pietro nella Basilica omonima, la Lectio Petri. Sono incontri, e mi pare si sia scelto volutamente questo termine per restituire la complessità di mezzi cui si attingerà per approfondire la vita e il ministero dell'Apostolo. Quindi arti, storia, cultura, spiritualità, testi biblici che aiuteranno ad avvicinarsi a questa figura e attraverso di lui evidentemente al Signore. Grazie fin da ora alle loro eminenze di essere qui e io non aggiungo altro, ma do loro la parola anzitutto a Sua Eminenza il Cardinal Mauro Gambetti. Benvenuto, Eminenza. Grazie. Prego. Grazie Matteo per anche averci accolto qui e tutti quanti voi che siete presenti. Grazie Cardinal Ravasi che ecco, è colui che ci introduce in questa avventura che abbiamo voluto fortemente dai primi momenti in cui io sono arrivato qui per il servizio che mi è stato chiesto per la Basilica. Mi sono riproposto e subito ne parlai con Sua Eminenza di narrare con gli occhi di Pietro la vicenda di Gesù, narrare la vicenda ecclesiale con gli occhi di Pietro, perché ecco, sono fortemente convinto che attraverso di lui possiamo interpretare meglio anche quello che oggi è chiesto a noi nella Chiesa. E così abbiamo piano piano immaginato come fare per riscoprire l'Apostolo, il suo ministero sotto diversi punti di vista, ovviamente a partire da quello scritturistico. Non per nulla inizieremo dai Vangeli, anche questo cammino, che vuole guardare in avanti. Ecco, l'intenzione di proporre un itinerario di lungo termine. Adesso cominceremo con 4 appuntamenti, ma vorremmo ciclicamente ripresentare questi itinerari per andare alla scoperta anche di un modo sempre nuovo, in fin dei conti, di proporsi di Pietro, dei Vangeli e della Chiesa. In qualche modo immaginiamo che Pietro, che io diciamo ho scoperto un po' di più venendo qua, perché essere sulla tomba di Pietro e custodirne in qualche modo anche la memoria, il carisma, ecco, in qualche modo ovviamente a fianco del Santo Padre, ma questo stimola, ecco, in qualche modo interpella anche personalmente me, ma credo ciascuno di coloro che è a servizio qui presso la Città del Vaticano, presso la Santa Sede. E dicevo, scoprendo un po' più in profondità anche, direi, la mistica di Pietro, ma ecco, io ho ritrovato così qualche aggancio al volto di Gesù, che è a un tempo nostro fratello, nostro maestro, nostra guida chiaramente, nostro salvatore, ma anche nostra madre, cioè capace di comporre insieme le dimensioni dell'umano in tutto il suo spettro. Pietro in qualche modo mi sembra che nel suo servizio ecclesiale
sia stato capace di comporre le diverse dimensioni, dicevo, dell'umano, che, ecco, ancora oggi ci dice del divino che può attraverso la nostra pur povera, anzi, proprio perché povera testimonianza, il divino può meglio manifestarsi al mondo. Ecco, e Pietro in questo anche un missionario proprio da emulare, perché comunque lui è venuto in terra straniera e ha dato la vita per questa terra straniera, quindi appartiene in tutto e per tutto al nostro popolo, lui che è di un altro popolo, e credo che questo sia anche uno dei temi da approfondire. Bene, io, ecco, vorrei davvero esprimere la gratitudine non solo mia ma anche dei miei collaboratori. Facciamo questo ovviamente come Basilica, e quindi le diverse anime che compongono la Basilica, il capitolo di San Pietro, la fabbrica, la fondazione Fratelli Tutti. Ecco, queste anime concorrono tutte, quindi a nome anche loro io dico la mia gratitudine, in particolare, ecco, Sua Eminenza, che vorrei anche così non solo ringraziare ma anche onorare di un applauso, perché adesso ha compiuto 80 anni, lui è uno di quelli che la Sacra Scrittura dice è dei robusti, appartiene alla generazione dei robusti, non soltanto nel corpo ma anche nello spirito, perché davvero in tutti questi anni, prima ripercorrevamo alcune degli itinerari che ha sviluppato, ecco, nel suo lungo ministero, veramente, ecco, testimonia di quanta anche vitalità in lui, ecco, attraverso di lui è passata dentro alle nostre comunità, per cui lo volevo ringraziare, ecco, e fargli un applauso, perché ha 80 anni, allora il 18 di ottobre San Luca, e non è un caso, quindi anche si metta insieme, ecco, anche questi elementi. Grazie. Prego, Eminenza. Beh, ringrazio per questa introduzione. Ed è vero quello che diceva il cardinale Gambetti, perché questo progetto è nato proprio in profonda sintonia con lui, ma anche perché alle spalle esisteva già un legame di amicizia quando lui era quel luogo così significativo come lo è adesso San Pietro, e cioè al convento di San Francesco ad Assisi. E il progetto che io adesso vorrei descrivervi un po', questo progetto, ma prima vorrei fare come una sorta di cornice introduttoria. È indubbiamente un evento che è collocato in uno spazio così glorioso e sontuoso come l'altare della cattedra, come la basilica nel suo insieme. E quindi, prima di tutto, come è stato ricordato, si rivolge alle persone che sono credenti, che vogliono trovare ragione della speranza che è in loro, tanto per citare San Pietro nella sua prima lettera. Ma idealmente abbiamo voluto metterlo, e lo vedete anche nella cartella, nella stampa che voi avete a disposizione, abbiamo voluto metterlo anche sotto il patronato ideale del cortile dei Gentili, proprio per realizzare anche la possibilità che la Basilica, che vede visitatori, turisti, cioè credenti e non credenti, abbia nel momento della riflessione anche la presenza dei non credenti. Perché a me ha sempre fatto impressione, l'ho ricordato una volta anche al Cardinale, ha sempre fatto impressione quello che diceva il Bernini, ha lasciato in una sua nota, quando stava progettando il colonnato. E lui scrive proprio che il colonnato l'aveva concepito proprio come due braccia che potessero abbracciare non soltanto i cattolici che venivano da tutto il mondo, ma anche coloro che erano eretici o di altra fede o di altra concezione. Già aveva l'idea quindi di un luogo che fosse quasi interreligioso, interculturale. Ed è per questo che allora questi eventi che proponiamo, questo ciclo di quattro conferenze, quattro lectiones, sono
contrassegnate anche non soltanto dall'aspetto teologico, spirituale, religioso, ma anche da una dimensione che è una dimensione di tipo culturale. La figura di Pietro, peraltro, è stata ricordata, è una figura, tra l'altro, nel Nuovo Testamento, voi sapete che è citato il nome più citato dopo Gesù Cristo nel Nuovo Testamento. Pietro, la parola Petros soltanto risuona 154 volte nel Nuovo Testamento, 27 volte appare col suo nome originario di Simone, Simeon era, e poi ci sono 9 volte in cui appare anche come Kefa, con l'aramaico originario, il nome che Gesù gli aveva assegnato. Però dicevo, una figura veramente che è curiosa per molti aspetti, perché è quindi storicamente fondata nella sua minima biografia che si ricostruisce ai Vangeli, perché ci sono elementi contraddittori. Non è questa figura aureolata di luce come la vediamo noi ora, adesso nell'interno della Basilica. Pensiamo soltanto che cos'è l'imponenza della sua statua attribuita ad Arnolfo di Cambio, comunque la sua statua nella Basilica, statua di pontefice, primo pontefice, ma è invece nella sua storia anche segnato, striato quasi di elementi oscuri, anche di debolezze. Pensiamo soltanto che cosa significhi il tradimento e la riabilitazione che poi Gesù gli fa, che sarà oggetto proprio della prima lezione. Non è soltanto quindi la figura, dicevo, aureolata di santità, no, è anche la storia di una persona che trascina con sé la sua debolezza. Pensiamo che cosa vuol dire anche, ed è curioso questo, il contrasto con l'apostolo Paolo. Paolo non ha nessuna esitazione nel dire che si è opposto a viso aperto a Pietro per la questione, e anche negli Atti degli Apostoli lo si vede, per la questione dell'ammissione dei nel cristianesimo di pagani senza farli passare attraverso una previa autorizzazione giudaica, la circoncisione, ma l'ingresso diretto, perché ormai non c'è più né giudeo né greco, secondo San Paolo, nella visione, non c'è più la differenza, le differenze cadono e quindi c'è, e lì è stato un dibattito che ha avuto nel Concilio di Gerusalemme, Atti 15, ha avuto il suo momento di tensione e anche il documento alla fine, che è un documento di accordo, cercando di tenere insieme le due parti. Ecco, per questo motivo è una figura che non deve essere soltanto considerata che decolla dalla realtà verso cieli un po' mitici o misticheggianti, no, è anche nella concretezza della sua esperienza di persona. Ecco, allora adesso brevemente evoco queste 4 tappe, questo percorso che è stato concepito e che io inizierò il prossimo 25 ottobre alle 18:30 nella Basilica, e che ha il titolo La vita di San Pietro, la sequela, le lacrime e il martirio. E qui evidentemente ci sono dei testi che verranno proposti, testi fondamentali, perché ce ne sono molti altri da proporre, e che non ignorano. Sì, partono dall'alba della vocazione, però passano attraverso la notte del tradimento e la nuova alba, la nuova aurora con la sua riabilitazione, il suo percorso. Qui avremo, ecco, anche per dimostrare come non è una celebrazione liturgica, ma dicevo anche aperta anche a sensibilità differenti, abbiamo, e sarà anche nelle tappe successive, abbiamo un'attrice che voi tutti conoscete, che appartiene al mondo della cultura contemporanea, cioè Alba Rohrwacher, che voi forse, io la conosco, non ho visto un solo film suo, La solitudine dei numeri primi, perché conoscevo il romanzo, però lei ne ha fatti molti altri di film, per esempio il The Place, mi pare sia uno degli ultimi, però anche in televisione, Miracolo mi pare che anche, poi ha vinto, non so, i David, tutto quello che si può vincere, i David di Donatello, i Nastri d'Argento, il Globo d'Oro e quant'altro, insomma, la Coppa Volpi, che questa è importante per la migliore interpretazione femminile.
Quindi una figura significativa, come saranno anche le altre che entrano. E abbiamo voluto anche introdurre la dimensione interartistica, anche con non soltanto l'attrice che propone il testo, che daremo anche in un programma di sala. Io ho spinto un po', sono contento che abbiate accettato anche questa idea, di dare il programma di sala, per cui si possa anche sapere qualcos'altro, leggere i testi, anche averli poi dopo da vedere, e anche con la musica, dicevo, difatti c'è una bella selezione di opere, tra l'altro di testi musicali che sono di grande trasparenza, ma anche di grande solennità. Pensiamo soltanto all'Ave Verum Corpus di Mozart, ricordo sempre di averlo ascoltato una volta in un'esecuzione veramente di grande qualità proprio nella Basilica di San Francesco col presidente di allora, ero vicino, ero il presidente Napolitano, e per Napolitano mi diceva: questo per me è veramente il mio atto di fede fondamentale, perché quando io sento questa musica la trascendenza diventa qualcosa di da cui non si può rinunciare, perché effettivamente, ed è opera di un musicista che invece non aveva poi una grande fede e neppure una grande morale. Poi abbiamo Handel, l'altro io amo tanto Handel, col Cantate Dominum, e se Cantate Dominum, e poi mi pare che c'è anche, sì, anche Alessandro Marcello, non Benedetto Marcello, che è quello che ha questa famosa adagio dal concerto in do minore per oboe e archi, che è nell'interno, qui c'è una parte, che è nell'interno di tutti per l'anonimo veneziano, quel film pieno di malinconia. Ecco, questa è un po', direi, arte e fede che si incrociano. Poi il percorso continuerà, e qui a questo punto avete voi nell'interno anche della vostra cartella stampa, avete la possibilità di vedere questo percorso un po' obbligato per far sì che il disegno, il ritratto di Pietro sia completato in tutti i suoi lineamenti. La seconda, secondo incontro, il 22 novembre, arriva in un punto, anche questo un po', se volete, un po' infuocato, che non è così scontato e che però deve essere affrontato, cioè il primato. Matteo 16 è un testo che è stato oggetto, come sapete, di enormi analisi dal punto di vista, e questo sarà compito mio presentarlo, dal punto di vista esegetico, però anche è stato oggetto di interpretazioni differenti e diciamo anche di tensioni. Ed ecco allora queste tre voci diverse che interpretano questa pagina, soprattutto interpretano la figura del primato: su questa pietra edificherò la mia chiesa. Cosa significhi questa frase dal punto di vista teologico? E saranno appunto tre teologi, un cattolico, un protestante e un ortodosso, che parleranno di questa esperienza religiosa diversa, variegata. La terza tappa, quella del gennaio, 17 gennaio, invece vedrà ancora in scena la mia presenza, perché si tratta di proporre, Pietro ha anche due lettere nel Nuovo Testamento. La prima è veramente significativa, credo, come petrina, perché parte, secondo la maggioranza degli esegeti, parte proprio qui da Roma, dalla Babilonia, dice. E Babilonia, noi sappiamo, è una delle terminologie che i cristiani adottavano per dire che cos'era la Roma imperiale. Pensate all'Apocalisse, con tutto quello che comportava di oppressione. E allora, ecco, parte da me. E dove va questa lettera? Beh, lì si dice, viene parte, si irradia nell'interno dell'orizzonte imperiale e arriva, significativo questo, anche se non dice molto alla persona, no, alle persone normali, nel Ponto e nella Bitinia, cioè alla periferia estrema dell'impero. Ma perché dico che questo termine, che questa area, questa regione, che io conosco anche fisicamente perché ci sono stato, è significativa? Beh, perché, ed è quello che io ho voluto proporre, proporremo la lettura anche della lettera che Plinio il Giovane,
nipote del famoso morto nell'agosto del 79 con la grande eruzione del Vesuvio, Plinio, che è un po' anche, devo dire, mio compaesano, perché io sono di origini non proprio comasche, ma in passato della provincia di Como, dove sono nato io, e lì lui è lì, in quell'area, come alto funzionario dello Stato. Non soltanto come anche lui era scrittore, non così alto come suo nonno, ma è lì presente ed è in quel momento coinvolto come governatore di quell'area, coinvolto in un problema abbastanza grave che è quello della presenza di questa setta. Setta che lui dice è una superstizione pericolosa. Ma poi lui ne fa un ritratto, adesso non voglio anticiparlo perché spero che veniate ad ascoltarlo quel testo perché non è molto noto, una descrizione così elogiativa da impressionare, per cui sì, creano difficoltà all'impero perché sono così straordinariamente diversi e alti rispetto a noi, pagani. Ed è questo che è interessante allora vedere la lettera e l'indirizzo che viene rivolto all'imperatore per dirgli che è un amico. Gli dice, e come io mi devo comportare? Gli dice a Traiano, come mi devo comportare? E la risposta di Traiano, bisogna dire dell'imperatore, è invece, la faremo leggere, l'ho trovata, l'ho ritradotta, vorrei riproporla, perché è una dimostrazione del modo con cui l'impero romano dimostra anche la sua grandezza per certi aspetti, perché sostanzialmente dice comportati secondo il tuo criterio, ma soprattutto non accettare mai le delazioni anonime. Lì non puoi condannare nessuno sulla base del chiacchiericcio. E questo è significativo. E in quell'occasione abbiamo pensato anche di introdurre una voce laica, perché si tratta del rapporto con la società, e questa voce laica ha già accettato, che gli ho già chiesto io, ed è il professor Giuliano Amato, il presidente emerito della Corte Costituzionale, perché è presidente della fondazione del Cortile dei Gentili. E quindi anche rappresenta un po', lui farà una riflessione sul rapporto fede e società, lui che è molto attento anche al tema religioso. E da ultimo, l'ultima, e con questo anch'io concludo, l'ultima sarà quella anche un po' più spumeggiante, direi, perché è dedicata, il 7 marzo, è dedicata anche alla figura di Pietro nell'interno della storia. È quella che si dice in maniera molto sontuosa, molto tecnica, la Wirkungsgeschichte, cioè la storia dell'effetto, come la sua figura ha attraversato i secoli, pensiamo come l'ha attraversato con l'arte, come l'ha attraversato nella letteratura. Ed è a questo punto che allora ci sarà la possibilità, vedremo come se la caveranno quelli della Basilica, perché lì bisognerà anche usare le immagini, bisognerà anche presentare. Tra l'altro è curioso che all'inizio i primi cristiani, io qui mi intendo un po' di più per le vie delle catacombe che ho diretto, che ancora provvisoriamente sto dirigendo, e lì rappresentano per esempio Pietro e Paolo, come dobbiamo fare, come era la loro fisionomia, ma non sappiamo. Cosa fanno i cristiani di Roma? Li rappresentano l'uno con l'immagine popolare di Platone, l'altro con l'immagine popolare di Aristotele. E li confrontano, li mettono insieme nella Concordia Apostolorum, mettono uno accanto all'altro così. Quindi anche comincia già allora il desiderio di fare un ritratto di queste due colonne, le colonne della Chiesa soprattutto di Roma, ma la Chiesa Universale. E il titolo che è stato scelto, è già anche voi potete capirlo, è emblematico ed è, non è biblico, è Quo Vadis. Perché evidentemente sappiamo quanto abbia influito nell'interno dell'immaginario popolare questa fuga di Pietro dal martirio, tentando di evadere da questo rischio così oscuro, e si incammina lungo la via Appia per salvarsi, secondo la leggenda, è un apocrifo, incontra Cristo
che porta la croce ancora, e alla domanda di Pietro: perché adesso tu sei qui? E dice: e vado a Roma per farmi crocifiggere di nuovo. E allora Pietro capisce la sua, e qui ci sarà, questo vorrei parlare un po' io di questa cosa, devo dire, c'è quella meravigliosa rappresentazione della crocifissione di Pietro che fa Michelangelo nella Cappella Paolina. E non è il momento della crocifissione, è il momento in cui stanno per crocifiggerlo. E lì c'è il volto di Pietro che dice qualcosa in maniera assolutamente straordinaria. Una delle ultime opere, era malato Michelangelo, quando fa questa crocifissione che non è ancora tale, e si dice che lui l'abbia fatto. E qui io ho pensato, quando ho partecipato al conclave, adesso non potrò partecipare più, lui sì, alle prossime, è così giovane che non potrà andare a vedere. E perché uscendo i cardinali che escono dalla Paolina per entrare nella Sistina per le votazioni, escono sempre da lì, guardano il volto di Pietro, un volto truce, un volto drammatico, perché non ha voglia di morire, si vede. E si dice che Michelangelo l'avesse fatto per rivolgersi al Papa futuro, che era lì dentro, e dire: guarda che non vai a prendere la corona, il triregno, vai a prendere invece qualcosa di diverso, che è quello che sto vivendo io. Così si dice che fosse. E questa sarà l'esperienza insieme alla letteratura, perché Quo Vadis per tutti, anche il romanzo famoso del polacco Sienkiewicz, che ha scritto quello che poi è diventato anche un film. Ecco, come vedete, io ho voluto un po' allargarmi nel descrivere questo percorso, perché ritengo che sia una vera e propria monografia con aspetti diversi sulla figura di Pietro. Grazie. Molto bene. Grazie a lei, Eminenza, e grazie a voi, Eminenze, per quanto avete detto. Grazie a Sua Eminenza e Cardinale Gambetti per aver inserito l'iniziativa nel complesso dell'attività della Basilica. Auguri evidentemente a Sua Eminenza Cardinal Ravasi per questi 80 anni di amore per lo per la cultura e per il Signore, e grazie per le sue parole anche su quello che ci aspetta in questo ciclo di lezioni. Però apriamo anche ai giornalisti che sono qui in sala, che magari vogliono rivolgere qualche domanda sull'iniziativa che viene presentata. Anna, prego. Anna Curian dell'agenzia francese iMedia. Volevo chiedere qualcosa sulla Basilica. I vescovi della Corea hanno annunciato che ci sarà una statua di Sant'Andrea Kim sulla piazza. Ci potrebbe dire qualcosa su di questo? Questo mi sembra che entra più nell'attività più ampia della Basilica, però se Sua Eminenza vuole dire una parola. Sì, verrà collocata non nella piazza, ma su uno degli ordini delle nicchie che stanno intorno alla Basilica. Quello inferiore è già tutto quanto occupato da statue che richiamano santi fondatori di ordini religiosi, santi. Adesso cominceremo questo nuovo secondo ordine delle nicchie con questa riproduzione di Sant'Andrea Kim, che è un po' la figura che rappresenta un po' la Corea. È stato scelto dal governo come l'uomo simbolo, mi sembra 2 anni fa, non ricordo quando hanno fatto questa. E allora l'idea è di piano piano magari riprodurre su questo ordine di nicchie delle figure di santi che sono rappresentativi di paesi, di popoli, di aree geografiche. E questo qui, il primo appunto, è dedicato ad Andrea Kim e alla Corea. Bene. Javier, e poi c'è Gianni, cardinale. Eminenza, sono Javier Martínez Brocal del quotidiano spagnolo ABC.
Volevo chiedere se ci può fare un bilancio di come sono andate le proiezioni sulla facciata di San Pietro, se anche in questa linea ci sono nuovi progetti o altre idee. Grazie. Grazie. Ma il bilancio, stiamo completando la raccolta dati, anzi l'abbiamo fatta e adesso porteremo a sintesi, però dalle impressioni raccolte, dalle tante risonanze, è veramente un bilancio molto positivo, anche rincuorante e incoraggiante, perché da un lato apprezzato apprezzata la realizzazione dal punto di vista dell'opera scenografica, dal punto di vista dell'opera anche proprio rappresentativa, ma dall'altro soprattutto le reazioni delle persone, le risonanze legate alla al coinvolgimento personale dentro a quella storia che è stata proiettata, con qualche domanda suscitata a livello esistenziale sulla propria vita e questa percezione, ecco, di una storia, quella di Pietro, come diceva prima Sua Eminenza, che è molto, ecco, non tanto magari proiettata nei cieli, ma molto vicina alla nostra esperienza umana, e quindi in grado di parlare anche a noi e di, appunto, in qualche modo interpellarci. E ogni sera, a parte la serata introduttiva che ha avuto una grossa partecipazione, ma ogni sera sono transitate tante persone, tante veramente, e se qualcuno si è affacciato poteva anche cogliere che spontaneamente dopo ogni proiezione partiva un applauso per salutare così questa proiezione, insomma questa visione di cui avevano usufruito. Per cui, ecco, adesso dicevo, a livello di impressione veramente molto, molto positivo quello che abbiamo raccolto. Adesso cercheremo di fare sintesi anche un po' sui dati e magari avere anche qualcosa di più oggettivo per valutare la cosa. In futuro vedremo, adesso ancora non abbiamo, siccome ne abbiamo diverse di attività che stiamo in parte progettando e in parte anche avviando, come questa che è una di quelle più rilevanti. Io su questo veramente ho tanto insistito, forse fino a stancarlo, cardinale, ma perché sono convinto che sia anche la qualità del contenuto, ecco, da proporre sia importante, e farlo in questo modo, in Basilica, e appunto come diceva Sua Eminenza, rivolto a tutti, credo che sia davvero un valore aggiunto, quantomeno una proposta di altissima qualità, di altissimo profilo. Siamo impegnati appunto su questo e poi su altre che stiamo sì, non solo progettando, ormai arrivando anche lì all'esecuzione, per cui per adesso penso che per l'anno in corso e quello che si prospetta, ecco, credo che siano sufficienti quelle che già un po' avevamo anticipato la volta scorsa quando abbiamo lanciato il videomapping. Però, ecco, se avete anche voi delle idee, noi siamo ben disposti ad accogliere, perché, ecco, l'intenzione è questa, davvero, di incontrare il mondo. E in questo il Cortile dei Gentili ci ha dato una mano enorme, anche la segreteria, volevo ringraziarli perché veramente con tanta competenza, oltre che con dedizione. Esperienza. Ecco, l'intenzione è proprio questa, è che la Basilica possa incontrare il mondo, proporsi al mondo ed accogliere il mondo. Quindi se avete anche voi qualche idea, noi siamo pronti ad ascoltare, insomma, ad accogliere. Grazie Eminenza. Gianni Cardinale. Gianni Cardinale, di avvenire, solo se una informazione, ma si sanno già i nomi dei tre che parleranno sul primato di Pietro, il cattolico, il protestante e l'ortodosso? I teologi, penso. No, per ora no, dobbiamo sondare. Io posso dirlo, spero che poi accetti, perché è un amico
e quindi è una figura talmente alta nel mondo protestante italiano. Io le ho già scritto, perché lui mi ha scritto per questo il mio compleanno, ed è Paolo Ricca. Io spero che accetti, perché è una figura veramente, anche dal punto di vista teologico e soprattutto del dialogo ecumenico, è una vita intera che ha dedicato al dialogo ecumenico. E quindi spero che accetti. Ecco, potrebbe essere sono figure di questo livello comunque che noi chiamiamo, anche dal punto di vista, io non so se è stato contattato qualcun altro. Non l'abbiamo ancora chiamato, abbiamo individuato. No, ma dico qualcun altro, no, perché dovrebbe essere proprio la triade, dovrebbe essere di livello alto, con un teologo cattolico da una parte, l'ortodosso dall'altra, che è al centro, naturalmente quello evangelico protestante, che è quello che più ha posto questo problema, sono anche gli ortodossi, ma l'hanno posto i protestanti più dal punto di vista anche proprio teorico, direi, teologico globale, quindi sarà interessante. E anche vorrei aggiungere un'altra cosa, che noi tutte le volte pensiamo che alcuni testi che vengono letti, in questo caso bisognerà rileggere ancora Matteo 16, cioè il testo del primato, famoso quello di Cesarea di Filippo, e poi si potrà leggere, sempre affidato a una voce di attrice, una voce femminile, che sia, ecco, che rappresenti anche il mondo, se si vuole, un po' il mondo laico, che accosta le scritture. E posso dire i contatti adesso, ma penso che accettino. Per esempio, per la seconda sarebbe Nancy Brilli, e per la terza abbiamo contattato, già anche per i legami che ci sono, la Cristiana Capotondi. Ecco, questo sarebbe un po' però sempre, ecco, ringrazio anche che sia stato risottolineato anche dal Cardinale questo aspetto del, sì, dialogo teologico, in questo caso poi, ma anche questo far sì che entrino nell'interno della Basilica non soltanto per la visita all'arte, non soltanto come turisti, ma che entrino anche, come lo sono tante volte, non credenti, che ascoltano però dei testi che sono fondanti, dei temi che sono capitali. Bene. Prego, Ignazio. Sì, buongiorno. In grado del TG1, una domanda per il Cardinale Gambetti. Aveva accennato che avreste previsto dei percorsi, diciamo, più rapidi per chi desidera, appunto, riferimento a quello che diceva adesso il Cardinale Ravasi, andare in Basilica semplicemente per pregare. Volevo sapere a che punto è questo progetto. Siamo a buon punto, finalmente. Adesso, domani proprio, dovrebbe esserci l'ultima riunione tecnica per definire esattamente le nuove disposizioni e i dispositivi che occorrono per facilitare lo sdoppiamento dei percorsi. Io, dopo io tendo ad anticipare, perché avevo già messo 1 ottobre come deadline per cominciare. Adesso abbiamo spostato al 1 novembre. Spero, non so se arriveremo per il 1 novembre, però entro l'anno di iniziare questa sperimentazione, perché sarà poi anche da vedere sul campo. Siccome la gente è veramente tanta, abbiamo conteggiato gli ingressi da giugno scorso, e mai sotto i 47.000 ingressi in Basilica al giorno. Quindi vuol dire anche un impegno organizzativo anche nel cercare di contenere e custodire, ecco, coloro che entrano, un impegno veramente notevole. Allora, sdoppiando i percorsi, dovremo anche vedere sul campo poi le reazioni, cioè come effettivamente si vanno componendo questi due flussi. Non abbiamo ancora un'idea precisa di quali sono, cioè evidentemente l'aspetto turistico ha una prevalenza attualmente, però è anche vero che c'è
una buona fetta di persone che vengono per la devozione, per la fede. Bisogna vedere come si andranno distribuendo sui due assi, perché chi entra per aspetti di fede, cioè per pregare o per partecipare alle attività liturgiche, alle lezioni liturgiche, poi non può visitare tutta la Basilica, ma ha un percorso obbligato per uscire a un certo punto dopo aver raggiunto i luoghi più significativi o dove ecco, ci sono in corso le celebrazioni. Per cui bisognerà vedere appunto la distribuzione che ne viene, come le persone scelgono di accostarsi all'ingresso, insomma alla visita alla Basilica. Ecco, sperimentazione in questo senso, speriamo di arrivare il prossimo anno poi a mettere a regime questa nuova impostazione. Grazie Eminenza, anche perché per questa sua risposta che ben si inserisce anche in quello che diceva su Eminenza il Cardinale Revasi sul pensiero di una basilica che accoglie anche per nella spiritualità, la cultura evidentemente, accompagna evidentemente anche questo desiderio di tante persone, 47.000 al giorno, quindi insomma stiamo parlando di cifre piuttosto, almeno. Ecco appunto. E ringrazio le loro eminenze per le loro parole, per averci presentato questa iniziativa, in tutta la complessità anche la figura dell'apostolo Pietro, contraddittorio e complesso, ecco, quindi per questo moderno, per questo vicino a noi, e di nuovo auguri a Sua Eminenza. Ah, grazie. Grazie ai giornalisti che sono intervenuti e arrivederci poi ai prossimi appuntamenti a fin dal 25. Insomma, grazie a tutti. Grazie a voi. Forse i fotografi vorranno facciamo una foto. Sì.